Stefano Marinelli, responsabile dell'associazione Retroterra di Serra Monacesca. Oggi una sagra eccezionale, una sagra che ha registrato il tutto esaurito, che si svolge ormai da più di 20 anni a questa parte. Siete soddisfatti? Assolutamente sì, è veramente incredibile vedere che come le persone in Abruzzo sono ancora interessate a riscoprire delle tradizioni antiche, e la partecipazione ci stupisce, devo dire, ogni anno facciamo il pieno e sono contento. L'anima dell'Imurt, o per meglio dire la sagra della zucca, tante persone che sono arrivate anche da fuori regione, qual è il segreto di questa sagra? Ma io credo, come dicevo, che è proprio quello di puntare sulla riscoperta delle tradizioni. Le persone vogliono riscoprire le proprie radici, e anche chi è di fuori vuole vivere un'esperienza che ricorda il legame tra le persone e la terra. Musica dal vivo, tante curiosità, bancarelle, ecco, di tutto e di più. Però spieghiamo cosa avete preparato, quali sono stati i piatti forti di questa sagra. Ma credo forse da 20 anni che il piatto migliore, che più forse riscuote successo, è il timballo con la zucca. Poi abbiamo fatto anche degli gnocchi, abbiamo introdotto anche qualcosa di innovativo come il cinghiale su polenta di zucca, e devo dire che abbiamo avuto successo. Una grande manifestazione che vi ripaga dei tanti sacrifici fatti, perché non è stato semplice, non è semplice organizzare un evento del genere. Sì, devo dire di sì, e voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti i volontari che ci supportano in questa avventura. Andrea Di Meo è l'assessore al comune di Serra Monacesca. 2 giorni di sagra della zucca che hanno richiamato davvero migliaia e migliaia di persone da ogni parte della regione. Siete soddisfatti come amministrazione comunale? Sì, come amministratore e come volontario siamo veramente soddisfatti di questi 2 giorni. E vorrei ringraziare tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita di questa sagra, diciamo, sagra della zucca a Serra Monacesca, l'anima delle morte, che per noi oramai è da anni una tradizione. Ringrazio vivamente Stefano Marinelli come presidente dell'associazione Retroterra, e speriamo nell'anno prossimo sempre di fare meglio per il nostro territorio e per promuovere il nostro paese.